Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, ho trovato questo momentino libero come al solito dopo che torno da quando sono uscita e vi voglio fare la review finalmente dei prodotti, pochissimi, quindi sono soltanto tre prodotti, della Besame Cosmetics. Allora, mi hanno contattato molti, molti mesi fa e mi hanno chiesto se volevo provare alcuni prodotti. Però, per una cosa o per l'altra, purtroppo ho tratto molto molto a lungo questa review e infatti comunque la dovevo fare già da tanto, infatti tanto che voi l'aspettavate, finalmente eccovela. Allora, iniziamo col dire che è un'azienda statunitense, per la precisione californiana, nel senso, a quanto ho capito, perché comunque nella ricevuta che mi hanno inviato c'è scritto CA, quindi California. Quindi sì, è a rischio dogana, assolutamente, come purtroppo, scusate. Ok. È a rischio dogana, come purtroppo tutti i negozi al di fuori dell'Unione Europea. Però devo dire che io sono sempre stata abbastanza fortunata, abbastanza, sono sempre stata fortunatissima con le dogane, perché nessuno mi ha mai bloccato niente, mai. Quindi, anzi, una volta ho ordinato, vabbè, dico a breve, dal Giappone, non cosmetici, però ho acquistato, praticamente erano dei giocattoli per bambini, e sulla scatola c'era scritto proprio Toys, e me l'hanno ispezionato alla dogana, però mi è arrivato e ho dovuto pagare, mi sembra, 7 euro. Per l'ispezione, però mi è arrivato, cioè nel senso l'ho dovuto pagare proprio alla posta. Allora, bando alle ciance. Allora, ho tre prodotti. Allora, il primo di cui voglio parlare, quanto allora dico, il primo di cui voglio parlare è questo. Vedete, questa è la Besame, è il loro marchio ed è praticamente l'ombretto. L'avete già visto 2 o 3 volte nei miei tutorial perché l'ho utilizzato abbastanza. Vi voglio intanto far vedere le confezioni perché mi sembra giusto, comunque è una review e vi voglio far vedere tutto. Ve l'ho rinfilati dentro tutti, tranne il rossetto che non mi è riuscito tanto bene. Qui vedete è incastonato in questo qui, questa è la confezione dell'ombretto. Guardate, è veramente, obiettivamente parlando, è molto bella la confezione, guardate, è stupenda. Questo qui è il colore Black Pearl. Ok, vedete? Ed è praticamente un nero. Allora, devo dire, primo lato negativo, primo lato positivo, bellissime confezioni tutte, fidatevi. Primo lato negativo invece l'apertura. Allora, l'apertura vi voglio far vedere qua. Metti a fuoco. Vedete in questo punto qui che c'è questo scalino minuscolo? Ecco, praticamente l'apertura è lì. Voi dovete infilare l'unghia sopra e tirare, però io ho l'unghia del pollice abbastanza forte, devo dire, ma c'è il rischio tranquillamente di rompersi l'unghia. Boh, comunque, questo qui è il colore. Allora, dentro ci trovate il cosino che protegge, e questo qua è il colore. Ecco qua, vedete quanto è bello. È un nero, però ultra shimmer. È veramente, veramente bellissimo. Ecco qua, vi faccio uno swatch veloce. Sono molto molto pigmentati questi ombretti. Perlomeno io ho soltanto questo, quindi vi posso parlare solo di questo. Hanno un'ottima durata. Veramente sono eccezionali questi qua, sono veramente veramente buonissimi. Io ho guardato i prezzi sul sito e praticamente questi mi sembra che vengano. Sono dollari, ovviamente. Mi sembra che vengano 14, 15 o 16 dollari. Non me lo ricordo l'uno. Vi metto qua sotto comunque da qualche parte i fumettini con scritto il prezzo preciso. E quindi vengono a costare poco meno di quelli della MAC. E
obiettivamente parlando, a livello di prodotto è tranquillamente a livello della Mac, proprio tranquillamente. Però c'è da dire che, oltre ad avere il packaging molto più bello di quelli della Mac, cioè un abisso, è totalmente in metallo, non è in plastica, è totalmente in metallo. C'è da dire anche che, avendo il rischio della dogana, non so quanto sia una cosa positiva, ecco. Quindi questo è l'ombretto, ottimo prodotto, veramente, veramente ottimo. Poi passiamo al rossetto. Vedete? Besame Cosmetics, e questo è il rossetto in color. Ah, è il Shanding Lipstick, perché ce ne sono due diversi. Questo qui è quello che costa meno e non mi è riuscito a chiuderlo perché c'ha la bustina all'interno. Vi viene fuori con questa carinissima bustettina di velluto con il marchietto. Vedete? E all'interno ci trovate il rossetto. Allora, è minuscolo. Partiamo da questo presupposto. È veramente, veramente piccolo, piccolo, piccolo. Guardate quanto è piccino. Più piccolo del mio mignolo. Per farvelo vedere con un altro rossetto, ve lo faccio vedere con uno dell'NYX. Guardate, è minuscolo. Veramente. Quindi già sporcata? No. Allora, questo è il 210, il Cherry Lipstick. Ok, Cherry Red, scherzavo. Ed è praticamente un rosso molto molto scuro. Questa qui è la confezione. E praticamente questa è la quantità di rossetto che c'è all'interno. Verrebbe da urlare a vederlo, ragazze, cioè. Guardate la differenza. Cioè, è una cosa veramente, veramente assurda. Ok, sono un po' sparaflesciata magari perché comunque c'ha le luci molto bianche, quindi. Ah, un'altra cosa negativa di questo. Ora vi spiego tutto. Un'altra cosa negativa di questo rossetto è che il rossetto, quando lo chiudete totalmente, rimane un po' fuori. Il che mi ha già comportato più volte il, vedete quassù, il romperlo col tappino, perché non è chiuso totalmente, che non è una cosa molto molto buona. Allora, questi rossetti hanno una durata assurda, veramente. Mi durano tantissimo, proprio tanto, 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 anche bevendo, perché comunque rimangono molto molto sulle labbra, sono quasi tinte per labbra e sono veramente veramente buoni. Vi faccio vedere, lasciate perdere come l'ho messo, che l'ho messo in 2 secondi, però è veramente veramente un ottimo rossetto, fidatevi, ci sono tanti colori. E anche questo, il prezzo non me lo ricordo, mi sembra sui 16 dollari, ma non sono sicura, quindi ve lo metto come al solito. Vi faccio vedere la confezione perché merita. Guardate che bella che è, veramente stupenda. Però, ripeto, pochissimo prodotto, pochissimo proprio, quindi io ci penserei a comprarlo. Io, questo non ve lo consiglio proprio totalmente, anche se comunque è un buon prodotto. E l'ultimo prodotto di cui vi parlo è la Cinture Compact, sempre della Besame Cosmetics. Questa è la scatolina e dentro ci trovate questo sacchettino con il timbrino solito che si chiude e si apre, e all'interno ci trovate appunto questa polvere. Allora, questa è una bellissima confezione. Si apre col pulsantino, avete lo specchio, sempre il protettivo, e questa è la cialda all'interno. Praticamente è una cipria. Allora, la mia è il color, penso sia, ah, è il light. Adesso ve lo faccio vedere. Lo applico velocemente sul viso con un pennellino. Ha un effetto molto naturale e opacizza veramente bene. Sfarina, vedete? Guardate. Vedete quanto sfarina? E il che non è proprio una cosa eccezionale, però
la trovo un'ottima veramente cifra. Questa però costa veramente tanto, mi sembra che costi 38 dollari, perché poi praticamente questa confezione qua vi rimane anche se avete finito la cialdina e potete comprare le refill, quindi le potete reinserire all'interno, però è tanto ragazzi, è veramente veramente tanto. E trovo un'ottima alternativa a questa cipria, la Mineral Booster della Elf. Tanti mi chiedete qual è la tua cipria preferita. La mia cipria preferita è la Mineral Booster della Elf, questa qua. Questa qua è la mia cipria preferita in assoluto. Perché comunque avendo una pelle secca non ho bisogno di tanta opacizzazione. Opacizzazione. E quindi mi basta comunque una lieve satinatura sul viso e vado benissimo così. Questa qua fa un ottimo lavoro, però sinceramente ragazze mi sembrano dei prezzi veramente eccessivi. Se non, cioè, l'unica cosa che magari vi consiglierei è l'ombretto, perché l'ombretto è veramente veramente pigmentatissimo, rimane, è veramente veramente un ottimo ombretto, mi piace davvero tanto. Il rossetto secondo me c'ha troppo poco prodotto dentro per il prezzo e questo qua viene veramente veramente tanto e trovo che la Mineral Boost sia una valida alternativa, magari un pochino inferiore ma comunque una valida alternativa. Quindi niente ragazze, queste qua sono le uniche informazioni che so riguardo la Besame Cosmetics. Se avete intenzione di acquistare qualcosa del genere vi consiglio di andare a vedere sul sito che vi lascio nel box sotto il sito. E chiedete a loro per le spedizioni, per tutto, perché non ne ho idea purtroppo, perché non lo so, via. Quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, vi mando un bacione, vi lascio agli swatch che vi metto tutti gli swatch. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ciao!